Allora, eccoci qui per un altro punto doc. Nel frattempo io mi stavo sentendo insieme a loro, ci stavamo organizzando perché ci sono dei progetti in campo e qualcosa bolle in pentola, però il bello della diretta è anche questo, insomma, che accade tutto in diretta. Allora, parliamo di Green City Energy Bari, giunto alla sua seconda edizione, si terrà il 2 e il 3 dicembre proprio qui a Bari. Si parlerà ovviamente di green economy, di green city, di come migliorare, no, anche dal punto di vista del verde, la nostra città. Un calendario, tra l'altro, fitto di eventi, molti, ci sono sia eventi, diciamo, incentrati al Palazzo Ateneo. Ad esempio, si incomincia questa mattina dalle 9:15 fino alle 13:15 con un convegno che si chiama La Smart City verso Horizon 2020. E tanti altri invece sono gli eventi fino alle 17 di questo pomeriggio. Domani ancora dalle 9:15 fino all'1:15 ci sono tantissimi appuntamenti, e poi ci sono anche tanti eventi collaterali tra l'ex Palazzo delle Poste, Palazzo Ateneo, Salone degli Affreschi, e sono veramente tanti anche gli ospiti che verranno, le autorità anche che prenderanno parte a questo evento, insomma a questa rassegna. Ne parleremo nello specifico anche domani, perché avremo degli ospiti che ne parleranno ovviamente, ci parleranno nel dettaglio di che cosa si tratta. Però insomma volevo accennarvi che a Bari questi due giorni si parlerà di verde. Speriamo che possa crescere sempre di più il verde nella nostra città, perché i bimbi hanno bisogno, soprattutto loro, di respirare del verde. Qua succede di tutto nel frattempo. Però Green City Energy Bari 2-3 dicembre, potete andare a vedere il programma anche sul sito www.greencityenergy.it. Ebbene, la puntata di oggi termina qui. Io ovviamente vi ringrazio per averci seguito anche oggi, ovviamente è la prima di una lunga serie di giornate questa, perché continueremo a parlare di tanti eventi, tanti ospiti anche durante la settimana. Ieri tra l'altro si è concluso anche il Bari Unplugged, ci siamo divertiti tanto, la quinta mostra del vinile, nonostante il tempo è andata benissimo. E io vi ringrazio Federico Semplice per la regia delle Bari, Paolo Gentile per la regia di Radio Bari, ce la sto facendo lunedì, perdonatemi. Vi ricordo la nostra pagina Facebook radiobari.cult e il nostro indirizzo mail cult@radiobari.net. Grazie mille per averci seguito, buona giornata a tutti, a domani.